Non ho molto da aggiungere, nel senso che la parte meditativa, magari in un altro momento che avete tempo potete leggerla, ma vorrei aggiungere semplicemente questo aspetto. Mi piace pensare questa mostra anche come un bel allenamento all'incontro. Non è mai facile incontrare uno diverso da te. Prima ho salutato una juventina, capite, per un milanista salutare una juventina, anche se amica, è come dire, ti dà l'idea che qualcosa di diverso c'è in quella persona. Figuratevi due mondi come l'Oriente e l'Occidente, perché quando si parla ovviamente di icone si parla soprattutto di Oriente, e di questi tempi sappiamo com'è complessa la questione, l'Oriente e l'Occidente, tant'è che un grande pensatore ha scritto un libro che si intitola Il conflitto di civiltà, il conflitto di civiltà, addirittura noi ci auguriamo sia un incontro, ma sappiamo bene quanto è difficile. E allora fare un giro in mezzo a queste icone io credo abbia anche questo valore, oltre a tutto ciò che ha detto dal punto di vista artistico e meditativo e natalizio, credo anche di provare a guardare, o meglio a lasciarci incontrare da un mondo che è diverso. Sappiamo nel secondo millennio la Chiesa si divide con lo scisma di Pozio, e sono ormai quasi 1000 anni che c'è la Chiesa degli ortodossi, c'è la confessione ortodossa. Le icone sono soprattutto un patrimonio loro, una tradizione loro, e dunque come dire, è proprio un incontro di un mondo diverso e anche di una confessione diversa dalla nostra. Ma noi abbiamo ormai qui a Fossano tantissimi ortodossi, rumeni, albanesi, macedoni, e credo che un bel allenamento vedere qualcosa che per loro è molto familiare, per noi è molto poco familiare, perché poi solo in questi ultimi anni è tornato un po', è tornato di moda, se vogliamo dire, avere delle icone, vedere delle icone, altrimenti ancora quando io ero bambino le icone non le vedevi mai, a meno che fossi andato a fare un viaggio in Russia o in Grecia o in Romania. E dunque secondo me è molto interessante questa mostra in questo periodo per allenarci all'incontro di una civiltà e anche di una religiosità, di una spiritualità che è molto diversa dalla nostra, pur essendo tutti cristiani, ma che sicuramente ha una tradizione, anche una teologia e un modo di guardare la liturgia, già solo il modo di concepire la liturgia. Parlare di icone è sicuramente molto connesso, come ci è già stato detto, alla liturgia. Per loro la liturgia è soprattutto il santo dei santi che si fa presente, è soprattutto la santità che arriva lì e che è indicibile, e dunque le icone messe lì davanti nell'iconostasi, oltre a cercare di far vedere quel che non si può vedere dall'altra parte, sono anche un cercare di rendere presente ciò che non vediamo. Per loro hanno una dose molto forte di sacralità. Un'icona è per loro è diverso che un dipinto, per noi un dipinto è bello, per loro è una presenza anche per tutto il procedimento e tutta la meditazione che c'è in chi le fa, e dunque ha questo senso di rendere presente, quindi già solo questo ci allena, ci proviamo, poi non siamo molto abituati, ma ci proviamo all'incontro con qualcosa di diverso. In più poi sono legate al tema del Natale, che è l'incontro per eccellenza del divino e dell'umano. Quindi vorrei che questa mostra, oltre a una buona meditazione natalizia, è un assaggio di bellezza delle icone, fosse anche un allenamento all'incontro. Soprattutto appunto, dicevo, in questi tempi, ricordando che l'incontro è sempre con un punto di vista diverso dal nostro, è chiaro. Io sono qua e se mi chiedete come è fatta la cappella, io vi descrivo quella parte, e se chiedo a voi come è fatta questa cappella, voi mi descrivete questa parte che io non sto vedendo, e il vostro punto di vista è diverso dal mio, perché io sono qui e voi siete lì. Chi ha ragione? Nessuno dei due. Insieme ci avviciniamo a dire cos'è questa cappella, e così è il mondo, così è la verità. La verità non ce l'abbiamo in tasca nessuno. Mettendo insieme dei punti prospettici sulla verità della vita, della religione, ci si avvicina a qualcosa come la verità. E allora mi pare un bel allenamento questo, e vi auguro, il giorno che avete tempo, fate il percorso meditativo e vi allenate un po' all'incontro,
dal punto di vista di un altro mondo, di un'altra confessione, perché questo arricchisca il nostro di mondo. E quindi vi auguro una buona visita. Grazie.